Sto per chiamare sul palco tre ragazzi che è la prima volta che nella loro vita che vanno su un palco, sono emozionatissimi. Ieri abbiamo fatto le prove e lo dico, erano un disastro, per questo oggi andranno benissimo, ma la loro storia è una storia meravigliosa, è una storia davvero meravigliosa che quando mi hanno raccontato un paio di mesi fa alla stazione di Milano sono eccitato, cioè è la loro storia è la dimostrazione non solo che con la volontà si può fare tutto, ma è la dimostrazione anche che in fondo non è vero che la televisione lavora contro l'innovazione. A volte c'è un modo per utilizzare la televisione per fare innovazione in Italia. Sul palco i Vectorialism. Vectorialism è un servizio online di digital fabrication e oggi siamo qui per raccontarvi la nostra storia. Noi ci rivolgiamo a tutti i designer, ma in generale a tutti i maker. Vogliamo raccontarvi la nostra storia proprio partendo dall'inizio, in un garage. Ho fondato Vectorialism insieme a Marco Boccola circa 2 anni fa. Ma prima di raccontarvi questo devo fare un passettino indietro. Infatti tutto nasce dalla mia partecipazione a un noto quiz televisivo a cui lui ha pensato bene di iscrivermi. Ho avuto la fortuna di vincere e con la somma vinta ho deciso di comprare una macchina. Ma non un'automobile, come magari tanti avrebbero fatto, io ho deciso di comprare un laser. Così. Vai con la slide. Io sono laureata in disegno industriale, che si spiega anche perché il laser, e lavoravo nell'advertising, mentre Marco invece è un sociologo. Entrambi eravamo stufi di fare solo presentazioni PowerPoint e volevamo fare delle cose. Così abbiamo comprato il laser e allo stesso tempo conoscevamo anche Ponoco. Abbiamo deciso di contattarli facendo delle lunghe call notturne, perché loro sono neozelandesi, e capire come trasformare il nostro garage nel loro hub di produzione italiano ed europeo. Beh, ce l'abbiamo fatta, nel senso che siamo diventati il loro hub di produzione e Leonora si è licenziata dal suo vecchio lavoro e ha iniziato full time a tagliare con il laser progetti che ci arrivano un po' da tutto il mondo. Quindi dimostrando che il quiz funziona meglio del venture capital ogni tanto. Il passo successivo è stato comprare una piccola stampante 3D in collaborazione con Zoe, che parlerà fra poco. Siccome io sono un sociologo, non la sapevo montare, abbiamo chiamato Costantino e così è nato un altro progetto che si chiama WeFab. Io sono Costantino, buongiorno, e sono un ingegnere meccanico. Durante i giorni di WeFab abbiamo montato la MakerBot del team insieme al mio amico Christian Maglia. Ho fatto ingegneria meccanica al Politecnico e ho lavorato per 3 anni nell'industria delle macchine utensili, quelle che sono un pezzo di orgoglio del nostro paese, quelle robe che servono per fare milioni di pezzi, mass production. Mi interessa da sempre a come sono fatte le cose e a come smontarle, ogni tanto non riuscendo più a rimontarle. E quando ho conosciuto Arduino mi sono subito innamorato, perché mi si è riaccesa la voglia di fare cose. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Massimo Banzi e insieme a lui davvero sono cambiate un po' le cose per me. Durante i giorni di WeFab abbiamo sperimentato quello che vogliamo che sia un posto in Italia per fare delle cose, per riscoprire la gioia di fare, impararle, condividerle. E tutto questo l'abbiamo fatto prendendo il laser dalla scantinata di Eleonora e Marco, girandolo per farlo uscire dalla porta, e l'abbiamo portato un po' in giro a fare un po' di sgommate. Vogliamo costruire dei posti che siano dei luoghi dove ci si possa inventare un lavoro, come ha fatto Eleonora. Sono entrato in Vectorialism quest'anno ad ottobre e dal 2000, da gennaio abbiamo avuto la fortuna di spostarci in una nuova sede, un po' più grande, dove c'è molta più gente. Questo è un ex magazzino generale dell'industria Falck, un pezzo di storia della nostra industria a Sesto San Giovanni, che il comune di Sesto ha dato per incubare una dozzina di 12 officine creative. Questo progetto è gestito da Arci Milano, che si è buttato in questa avventura. Questo è un pezzo di quello che serve per fare l'ecologia dei makers. Questa presentazione si chiama Laser Cutting for the Masses. Abbiamo scelto fin dall'inizio questo slogan
per rappresentarci, ma anche una frase che trovate sul nostro sito nella sezione Chi siamo, che è di Tony Negri: ognuno di noi è una macchina del reale, ognuno di noi è una macchina costruttiva. Quello che vogliamo fare è cercare di abilitare chiunque, le masse, a produrre qualche cosa. Quello che stiamo cercando di fare oggi è mettere a disposizione di tutti un sito che è stato sviluppato insieme a Ponoco, come vi raccontava prima Eleonora, che consente un'operazione molto semplice, che è quella di calcolare in tempo reale il tempo necessario, il tempo macchina, laser, necessario per produrre un oggetto. Questo ci consente, consente in autonomia ai maker di progettare i loro oggetti e di sapere in tempo reale quanto costano. Sì, basta infatti avere un'idea e un disegno vettoriale, scegliere un materiale tra quelli in catalogo sul sito, visualizzare il preventivo e scegliere di produrlo nella quantità desiderata, da 1 a 1000 pezzi. Direi che è abbastanza semplice e immediato. Sì, questo è quello che intendiamo noi, rendere accessibile un processo di produzione. Come vedete nel campione, i colori dei disegni sono associati a delle fasi, alle delle tipologie di lavorazione. Ovviamente questo, per fare questo è stato necessario semplificare un po' le cose, per cui dei possibili gradi di incisione ne abbiamo scelti solamente 6. Questo semplifica le cose e rende possibile progettare un oggetto, costruirlo, anche chi si avvicina per la prima volta alla costruzione di un oggetto. Ma vediamo un po' cosa si può fare con questi vincoli tecnologici. Sì, in 2 anni abbiamo prodotto migliaia di oggetti, tra i più svariati, da semplici prototipi, magari di oggetti meccanici, a piccole e medie produzioni anche per nomi noti del design. Chi inizia di solito lo fa con forme semplici, elementari, pronto uso come ciondoli o sottobicchieri, e poi queste forme possono essere un pochino arricchite e possono diventare dei prodotti che possono essere venduti anche su marketplace come Etsy o come Blomming, che vedremo più tardi. Però quello che ci piace di più è quando si riesce a trasformare la lastra piatta tagliata dal laser in oggetti strutturali tridimensionali utilizzabili realmente, quindi per esempio lampade, oppure oggetti decorativi come questo, che è open source, che può essere creato anche con software come un 2D Make di Autodesk, di cui ha parlato prima Chris Anderson. Quello che però ci entusiasma di più sono le vere e proprie invenzioni, ovvero oggetti che combinano il taglio laser con altri componenti, altre tecnologie, come questo porta iPhone in cartone che è stato progettato durante WeFab, o questo sintetizzatore custom con il casing compensato e plexiglass, oppure altri oggetti che sfruttano il laser per andare a modificare le caratteristiche di un materiale, per esempio rendere curvabile il legno o il plexiglass. Quelli che avete visto, tra l'altro, sono tutti oggetti di Open Design e Open Hardware. Beh, come vedete le possibilità sono tante, ma non abbiamo intenzione di fermarci solamente a queste. Per l'anno prossimo, o per i prossimi anni, quello che cercheremo di fare è di trasformare il nostro motto da laser cutting for the masses a manufacturing for the masses. Cercare di spostare la nostra filosofia e di arricchire la nostra gamma di servizi di produzione nello stesso modo in cui abbiamo fatto con il taglio laser. Vorremmo fare che quasi qualsiasi cosa sia effettivamente producibile. Vorremmo creare davvero un open manufacturing. Per fare questo, secondo noi, servono 3 cose. Dei servizi di fabbricazione standardizzati, accessibili, possibilmente vicini, dove che siano visibili, toccabili. Attività di divulgazione e di condivisione della conoscenza, come per esempio i workshop che facciamo con WeFab. E poi la convivenza in degli ambienti che siano dei posti dove la nascente ecologia dei maker si possa davvero sviluppare. Ci siamo cascati anche noi. Non prendete il nostro cattivo esempio, l'esempio di tutti quanti. Mi raccomando. Make things, not slides. Bravi ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Grazie. Bravi, bravi. Victorialism.